Sette Moroni, mentre sta per avere inizio il secondo tempo, e la figlioletta Marina, prima tifosa del Lecce, suppongo. Sì, prima tra tutti, perché è la più piccola. Allora, Presidente, una bella giornata, una bella serata con un avversario di lusso come l'Inter. Può essere il primo giorno di un nuovo ciclo questo? Beh, senz'altro, è tra le prime giornate di un nuovo ciclo, nel senso che intanto la vittoria di questo campionato è stata una cosa eccezionale per noi, fondamentale per porre le basi per poter poi costruire un gruppo solido che possa aspirare alla Serie A, indubbiamente, però ci vuole tempo. Presidente, il dottor Semerato ha ringraziato innanzitutto la squadra. Ora noi stiamo cercando in questa telecronaca anche di sapere qualcosa in più sul Lecce del futuro, perché è inevitabile, nel calcio le pagine si girano molto velocemente. Adesso dobbiamo chiederlo a lei, che succede? È legittima la curiosità, e succede che noi intanto cercheremo di risolverle con proprietà come strategia di mercato e poi di rinforzare questa squadra con degli inserimenti di qualità utili a completare una rosa, allargandola magari. Con giocatori di B o con stranieri? Beh, con giocatori di Serie B senz'altro, però ci consenta la riservatezza su qualche colpa sorpresa che noi stiamo già immaginando di fare. Si ragiona in questi giorni, si prendono contatti, si realizzano quelle ovvie strategie che una società come la nostra deve avere, così come abbiamo fatto lo scorso anno di concerto poi con il mister Venturno. Una squadra competitiva per la Serie B, magari così, sperando anche che qualche tempo possa essere anticipato. Beh, sicuramente una squadra competitiva, perché già il telaio e qualche azione del primo tempo l'ha dimostrato, il telaio c'è già insomma, e qualche inserimento di grande qualità che ci consenta di fare un campionato di B senza soffrire. E di riconquistare il vostro pubblico in maniera definitiva, perché questo è il grande obiettivo. Di riconquistarlo in maniera definitiva, perché quest'anno ancora c'è stato qualcuno che non è tornato allo stadio, ma l'anno prossimo noi, con queste grandi squadre che militeranno in Serie B, il Torino, il Bari, Cremonese, Padova, insomma, ci aspettiamo sicuramente una media doppia rispetto a quella che abbiamo consuntivato quest'anno, che già però è più che apprezzabile, perché 8.000 presenze in Serie C è stato un fatto che non male, ci ha conquistato. Devo dire grazie ai tifosi che anche questa sera, nonostante l'Under 21 eccetera, ci sono, ecco, e si fanno sentire. Presidente, buon lavoro, in bocca al lupo, un salutone anche a Marina.